non ce la facciamo più neanche arrivare a fine mese, stiamo dilazionando tutto, non ce la facciamo più. Lei perché ha questo cappio? Io ho questo cappio perché non vorrei fare quella fine come quella persona in Sardegna, che io ho pianto. Lei che cos'è? Io vendo fitte da tutto. Siamo nella merda, smettiamo di fare i ricchi e ritorniamo a fare di nuovo i poveracci, tiriamo su st'Italia, i politici devono tornare a fare i politici e lavorare. Io ce l'ho prima di tutto con il comune di Torino che ci sta ammazzando con le tasse a livello comunale, non è tanto a livello statale, perché la gente lo deve sapere, è il comune di Torino che ci sta ammazzando a livello comunale. Quindi lei è contento che con le tasse non ce la faccia? No, ma come si fa a pagare più di 4.200 euro a Banco di Immondizia e altre 1.700-1.800 di plateati? Noi al comune di Torino diamo quasi, tra immondizia e plateatico, quasi 6.000 euro all'anno. Ma cosa pensano che vendiamo noi? Immondizia di Napoli, droga o patate? Noi non la vendiamo quella roba lì, noi vendiamo patate, cipolle. Come si fa a pagare quelle somme? Quella gente lì che sta sulla scrivania vogliono che vengano dietro di noi, dietro i nostri banchi, a vedere come si lavora e quanto guadagniamo. Devono venire a vedere quanto immondizia facciamo. La nostra immondizia è recuperabile al 100%. La plastica la recupero, lo scarto degradabile la recupero, il legno lo recupero. Quindi le tasse non ce la fate più per le tasse? Sì, non ce la facciamo più. Le promesse del signor Cota di fare la differenziata qua a Torino, che si pagava di meno, stiamo pagando il triplo. Il signor Fassino che ha detto che noi ambulanti non le paghiamo le spese, io gli faccio vedere tutti i nostri bollettini pagati, e il signor Fassino che dice che la metà di noi non paga, la colpa è sua, perché ci sono i metodi. Sono dei ladri! I metodi. Noi preferiamo morire! Ladri! 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 I metodi! Ladri! I metodi stanno dominando la mia nazione! Tasche! Ladri! I metodi per far pagare tutti ci sono, come si faceva 40 anni fa, con i voucher. E non pagare! Ma digli qualcosa a quello lì che riprende, perché ieri tutta Italia era bloccata e l'informazione, ragazzi miei, in Italia non c'è! Non c'è! Voi non volete un cazzo! La gente non ce la fa più, questa è una scintilla, voi siete liberi. I politici devono tornare a fare la politica, la politica sana, non corrotta. La verità è questa, la verità. I politici devono tornare a fare politica. Questo è surreale, io riprendo te e tu riprendi me, ma domani tu non dai l'informazione, tu questa informazione, fate vedere solo quello che volete. Prego, riprendi quella macchina là, che non costa due lire. Stai lavorando, l'abbiamo pagata noi, non è una cosa personale, non e li paghiamo noi, non è una cosa personale, andiamo a scavare, andiamo a prenderti, diamo fuori il tuo datore di lavoro, tiriamolo fuori. Chi è? Un datore di lavoro? Chi è? Artigiano. Rai? No, è artigiano, lì sono artigiano. Ragazzi, voi non sapete neanche con chi li sto vendendo, sono in cassa integrazione due anni. Io ho fatto una pagina del cazzo, prende 1 milione di gente, 1 milione, rivoluzione italiana, la mia informazione è vera, schietta, perché è la televisione, se io parlo, io lo faccio, io che non sono nessuno, ma sono nel mio piccolo, non lo so, e allora io non so cosa fai tu, io sono dicendo che sono in cazzo. Cesare, ti chiamano! No, c'è!